Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della zona rossa nella nostra regione. Marsiglio ha firmato ieri sera l'ordinanza che dalla mezzanotte di oggi fa appunto scattare la zona rossa in Abruzzo. Ci si atterrà a quanto prevede l'ultimo DPCM del governo e andiamo a vedere insieme a Giuseppe Dintino quali saranno le ulteriori restrizioni rispetto alla zona arancione nella quale si è stati fino ad oggi. Vediamo. Da domani, mercoledì 18 novembre, tutto l'Abruzzo sarà zona rossa. Con l'approvazione del Ministro della Salute e Speranza, il governatore Marco Marsiglio ha firmato l'ordinanza 102 che istituisce una sorta di lockdown light nella nostra regione fino al 3 di dicembre. 21 i parametri in base ai quali è determinato il colore delle zone. In Abruzzo l'indice di contagiosità RT si è abbassato negli ultimi giorni sotto la soglia critica dell'1,5, attestandosi attorno all'1,3 e anche la percentuale dei positivi rispetto ai test in linea con la media nazionale. Qui a determinare la zona rossa quindi non è stata l'irresponsabilità degli abruzzesi o chissà quale negazionista, ma piuttosto il nostro sistema sanitario troppo fragile per reggere la seconda ondata, il cui apparato pubblico è stato depredato negli ultimi decenni sia dalla destra che dalla sinistra. In Italia infatti negli ultimi 10 anni sono stati sottratti ben 37 miliardi alla sanità pubblica. In Abruzzo c'è urgenza di personale e posti letto in terapia intensiva, ma quest'estate non è stato fatto pressoché nulla per prepararsi alla prevista seconda ondata. E ora che questa si abbatte impietosa sugli abruzzesi e ci ritroviamo in zona rossa, appare fin troppo facile per i governanti scaricare la colpa sui governati. Ma indietro non si torna, da domani ulteriori restrizioni, così come prevede il DPCM del 3 novembre. Ed ecco cosa cambia. Vietato spostarsi liberamente anche all'interno del proprio comune di residenza, a meno che non si abbiano validi motivi di lavoro o di salute che dovranno essere autocertificati. Sono però ammesse le passeggiate e l'attività motoria, purché si svolga all'aperto, in forma individuale e nei pressi della propria abitazione. Palestre e piscine però rimangono chiuse, così come ora chiudono anche i centri sportivi. Sono sospese inoltre tutte le competizioni agonistiche, ad eccezione di quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sempre chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie, mentre l'asporto rimane consentito fino alle 22, mentre per le consegne a domicilio non ci sono limiti di orario. E rimangono chiusi anche cinema, teatri, mostre e non sono consentiti nemmeno i mercatini di Natale. Ancora aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, così come parrucchieri e barbieri, ma non i centri estetici. La popolazione inoltre è sollecitata a lavorare il più possibile a distanza tramite smart working o di usufruire di ferie e permessi. E ieri vi è stato un ampio dibattito a proposito delle scuole. Il comitato tecnico scientifico si è spaccato riguardo la possibilità di chiuderle tutte, comprese quelle dei più piccoli. Ma alla fine Marsiglio ha deciso rimarranno aperte le scuole dell'infanzia, quelle elementari e le prime medie, mentre dovranno ricorrere alla didattica a distanza anche gli studenti di seconda e terza media, così come previsto d'altronde per tutte le zone rosse d'Italia. E allora, come abbiamo sentito nel servizio, chiuderanno i negozi che non vendono beni di prima necessità. Il direttore provinciale della Confesercenti di Pescara, Gianni Taucci, spiega quali saranno questi negozi e per molte attività certamente sarà un duro colpo da assorbire, sperando poi in un recupero nel periodo prenatalizio, ammesso che la situazione epidemica migliori. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. L'ordinanza di Marsiglio ci porta in zona rossa. Questo significa che tutte le attività commerciali di beni primari e per i bambini igienico-sanitari e alimentari rimangono aperte. Naturalmente possono essere utilizzate da coloro che risiedono nei comuni dove sono insediate le attività commerciali. I bar rimangono comunque nella stessa considerazione della zona arancione, cioè aperti ma con possibilità solo di fare asporto o delivery. Asporto fino alle 22 e delivery sempre.
Gli unici utilizzatori di quella fascia di bar e ristoranti sono quelle persone che, per quanto riguarda i bar, insistono che vanno a lavorare e quindi possono utilizzare quel servizio. Per i ristoranti invece sono aperte a tutte le famiglie che hanno bisogno di ristorarsi e quindi possono andare a ritirare sul posto. Però il concetto di tra virgolette uscendo a prendermi il caffè è molto limitato, perché il problema è di non poter uscire di casa. Rimangono protette quelle fasce di attività per bambini, quindi calzature per bambini e tutto quello che riguarda l'articolo per bambini. Sono consentite tutte quegli articoli specializzati sportivi, perché poi il DPCM dà ancora l'opportunità di poter fare sport singolo. Sono consentite tutte quei negozi di primaria importanza, ferramenta, informatica, libri, cartolerie, che sono affiancate al fatto che se la scuola è aperta e alcuni uffici rimangono comunque aperti, devono comunque dare un certo tipo di assistenza. E poi ovviamente resteranno aperti al pubblico i negozi di generi alimentari, supermercati, tabaccherie, farmacie. Assolutamente sì, lì non cambia niente, perché rientrano nella fascia primaria, per cui rimangono aperti negli orari e nelle fasce già consentite precedentemente. Siamo molto preoccupati perché stiamo in una fascia prenatalizia, per cui forse se avessero agito in anticipo, arrivando in questo momento alla riapertura con una fascia gialla, insomma una situazione comunque di sicurezza, avremmo avuto la certezza che la gente poteva andare a spendere i propri soldi per lo shopping natalizio in tranquillità. Arrivare al 4 significa arrivare un po' borderline. Siamo preoccupati di tutto quello che accade sull'acquisto online e chiediamo a tutti con forza di fare l'acquisto dal 4 in poi e di evitare di fare acquisti online in quelle piattaforme che oltretutto non pagano le tasse in Italia. Andiamo avanti adesso e ci spostiamo all'Aquila, in provincia dell'Aquila, per restare sul tema della difficoltà delle imprese con Roberto Monfredini di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno. Facciamo il punto della situazione proprio per quanto riguarda lo stato di salute delle imprese. Le prospettive degli imprenditori causa recrudescenza dell'epidemia non sono incoraggianti. Confindustria per questo chiede un'ulteriore accelerazione della ricostruzione dell'Aquila e lo sblocco degli investimenti sulle infrastrutture. Sentiamo l'intervista di Luca Pulsoni. Si prevedeva che ci sarebbe stato comunque un recupero in tutta la fase post primo lockdown, e adesso con l'introduzione, con la recrudescenza del virus, ci si aspettava comunque uno scossone, anche se settembre ha avuto un calo un po' più forte, ottobre c'è stato un leggero recupero, però per i prossimi mesi non ci sono previsioni rosee. Ci si aspettava questa cosa perché comunque il virus sta colpendo in tutta Europa, quindi tutte le economie europee nonché mondiali di conseguenza vanno di conseguenza con questa nuova recrudescenza del virus. Si stanno bloccando, si sta tendendo a spostare gli investimenti più in là nel tempo. Nel piccolo, quindi per quanto riguarda chiaramente anche le attività inerenti alla provincia dell'Aquila, quali possono essere i risolutivi appunto per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese anche nei territori appunto più piccoli come quello della provincia aquilana? In provincia dell'Aquila, se già si potesse dare un ulteriore, dico ulteriore perché è già comunque in corso, accelerazione alla ricostruzione della città dell'Aquila e degli investimenti già progettati per tutta la provincia dell'Aquila, già sarebbe un grande passo. Comunque lo sbloccare tutti gli investimenti sulle infrastrutture già previsti e già finanziati sarebbe importante per tutta l'economia, sia della provincia che della regione, perché questo consentirebbe comunque di far partire tutta una serie di nuove iniziative, di nuovi lavori, che di conseguenza, allungando la filiera, si arriva fino ad arrivare alla piccola impresa che lavorerà anche per la grande che deve fare questo tipo di lavoro. Veramente in questo periodo parlare di esenzione di tasse mi sembra una cosa quasi ovvia, anche perché venendo a mancare quello che è l'introito da parte delle aziende piuttosto che dei commercianti,
è anche abbastanza ovvio che si cerchi di mitigare questa cosa per poter quantomeno mettere un freno a quella che è la mancanza di liquidità fondamentalmente delle piccole imprese e degli artigiani. Il Comune di Teramo ha disposto la chiusura anche della scuola media Zippilli dopo aver chiuso l'elementare Noè Lucidi. Il numero dei contagiati nella Zippilli ha imposto il provvedimento, anche se l'assessore comunale all'istruzione Andrea Core assicura che è tutto sotto controllo. Sentiamo Tania Bonici Castelli. Nella giornata internazionale degli studenti molte scuole chiudono per Covid. A Teramo l'amministrazione comunale bissa l'ordinanza di chiusura di qualche giorno fa della Noè Lucidi e, causa contagi, dichiara chiusa anche la scuola media Zippilli. La situazione però sembrerebbe essere sotto controllo, come assicura l'assessore all'istruzione Andrea Core. Oggi giornata nazionale dello studente, noi invece dobbiamo parlare di chiusura delle scuole. La fotografia delle scuole teramane com'è? La situazione è abbastanza delineata, seppur in continua evoluzione. Abbiamo avuto la settimana scorsa la richiesta di valutazione del rischio epidemiologico per quanto riguardava il plesso della Noè Lucidi, ieri è arrivata la richiesta di valutazione sul plesso Mario Zippilli. È evidente che lì la situazione è leggermente diversa dagli altri istituti, perché sono molte le classi interessate, quasi il 50% dell'istituto è sottoposto a tracciamento, isolamento fiduciario e quindi dovrà essere sottoposto a tampone. Parliamo di numeri molto ampi, per quello l'amministrazione di concerto con la ASL ha deciso di intervenire e di sospendere l'attività didattica in presenza. Lo abbiamo fatto con tempestività non appena abbiamo ricevuto comunicazione, così come con tempestività e con programmazione ogni settimana riceviamo gli aggiornamenti da parte delle dirigenti, quindi ad oggi ci sentiamo di escludere altre situazioni quantomeno meritevoli di una particolare attenzione. Abbiamo sporadiche classi poste in isolamento in ogni istituto, ma sono ricondotte a numeri minimi e quindi non voglio parlare certamente di situazione sotto controllo, ma di relativa tranquillità in una fase emergenziale estremamente complessa. Sul problema dei contagi negli istituti scolastici teramani, la grande raccomandazione che il sindaco D'Alberto lancia alla cittadinanza è quella della comunicazione trasparente e tempestiva delle famiglie alla scuola in caso di positività accertata con metodi privati e successivamente della scuola all'ASL competente. È necessario essere tempestivi, immediati nelle comunicazioni, quindi nel rapporto tra le famiglie e le scuole, con la scuola che deve assolutamente attivare il protocollo della circolare ASL, quindi mettere in sicurezza le nostre classi immediatamente, anche da comunicazione di caso positivo da laboratorio privato, e invitare l'ASL e comunicare all'ASL questo dato per consentire l'attivazione del protocollo sanitario. Il sindaco di Teramo, in qualità di presidente dell'ANCI, ricorda ancora una volta al governatore Marsiglio, che ha deciso di tenere parzialmente le scuole aperte in Abruzzo, di mettere subito a sistema il metodo dei tamponi rapidi per la sicurezza degli alunni. Con il Presidente siamo stati chiari. Se si decide, come si è deciso, di portare avanti l'attività didattica in presenza, lo si deve fare innalzando il livello di sicurezza e la tempestività nei controlli. Nuovo protocollo sanitario immediato sullo schema di quello adottato dalla circolare ASL, che tutte le dirigenti scolastiche devono seguire e attuare tempestivamente, e l'inserimento dei tamponi rapidi all'interno del sistema scolastico. Restiamo a Teramo e nel teramano con la cronaca. La Guardia di Finanza ha scoperto una truffa perpetrata tra il 2017 e il 2018 ai danni dell'azienda sanitaria. Questo è il secondo scandalo che investe la sanità abruzzese nel giro di poche settimane. Ricorderete quanto accaduto per cardiochirurgia a Chieti. Sentiamo. Un altro scandalo scuote la sanità abruzzese dopo quello di alcuni giorni fa, che riguardava un caso di corruzione e di truffa sugli approvvigionamenti della cardiochirurgia di Chieti. Una storia simile arriva ora da Teramo. La Guardia di Finanza ha scoperto una frode di 347.000 euro perpetrata ai danni della ASL teramana. Tramite la falsificazione di documenti, gli ospedali della provincia facevano reintegrare la fornitura di dispositivi medici che in realtà non erano stati ancora utilizzati. Erano così organizzati i dirigenti dell'ospedale teramano e rappresentanti delle società concessionarie e distributrice, tra cui l'ex primario di radiologia medica Vincenzo Di Egidio. Fornivano vari presidi medici utilizzati proprio nel citato nosocomio di Teramo per interventi effettuati da gennaio 2017 a giugno 2018.
La truffa aggravata è stata consumata attraverso la falsificazione di documenti attestanti l'utilizzazione dei dispositivi medici nel corso degli interventi e quindi la necessità di utilizzo di questi apparati e il loro necessario e successivo reintegro assicuravano il costante approvvigionamento di detti apparati, mettendo ovviamente, inducendo in errore anche la farmacia ospedaliera effettuare successivi e sempre nuovi acquisti. 7 le persone indagate, 4 le imprese coinvolte. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità degli indagati in forma equivalente a quel che sarebbe il profitto del reato. Confiscati così beni per un valore di oltre 264.000 euro. L'indagine poi ha permesso all'azienda sanitaria teramana di bloccare i pagamenti delle ulteriori attrezzature mediche già ordinate, così da evitare la spesa inutile di oltre 80.000 euro. Andiamo a Chieti, un mese intenso di lavoro al servizio della città. Con queste parole il sindaco Diego Ferrara ha tracciato il bilancio dell'attività nei primi 30 giorni di amministrazione, sottolineando anche l'importanza dell'approvazione ieri di una variazione di bilancio da 14,5 milioni di euro, variazione che era stata impostata proprio alla vigilia del voto dalla precedente amministrazione, quella di Umberto Di Primio. Sentiamo il sindaco di Chieti. Un mese di amministrazione Ferrara Chieti, sindaco, primissimi bilanci, 30 giorni di gran lavoro per lei e per la giunta. Veramente di gran lavoro e anche di, io direi, grandi risultati, ovviamente che ci portano e ci devono spingere a lavorare ancora alacremente in questa maniera. Per quanto riguarda le politiche sociali, abbiamo intanto riattivato il progetto Chieti Sostiene, avevamo deliberato di mettere il 7% dei nostri emolumenti per le persone bisognose. Un'altra cosa che abbiamo attuato all'interno del comitato operativo del comune, del COC, l'attivazione di una task force di psicologi a cui le persone durante il lockdown, le persone bisognose, anziane o malate possono rivolgersi per avere un sostegno psicologico. Abbiamo definito i piani di utilità collettiva per il coinvolgimento dei percettori di reddito di cittadinanza per pubblica utilità. A livello di lavori pubblici abbiamo anche fatto tanto, per esempio stiamo per aprire, penso lo faremo prima di Natale, il tunnel pedonale. Abbiamo iniziato in questi giorni il cantiere per il nuovo cimitero. Abbiamo avuto incontri con gli abitanti di via Don Minzoni, abbiamo riaperto lo stadio Angelini, abbiamo affidato il campo del Sant'Anna alla Chieti Calcio, abbiamo fatto l'accordo per l'affidamento del Pala Santa Filomena alla società Abruzzo di Wally. Ieri sindaco, in consiglio c'è stata l'approvazione della variazione di bilancio, un passo importante in questo senso. Nonostante ci fossero delle criticità che ci avrebbero potuto portare a delle diatribe con la precedente amministrazione, abbiamo scelto l'atteggiamento di responsabilità per tutti i cittadini e per andare avanti in questo ambito lavorativo, altrimenti sarebbe il caos. Voltiamo pagina. Un bambino su 10 nel mondo nasce prematuro e a Pescara il reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale ha organizzato delle iniziative per proprio la giornata dei bambini prematuri. Vediamo. È un neonato fragile che ha bisogno di cure particolari, di un'assistenza altamente specializzata e quindi ha bisogno di percorsi assolutamente molto avanzati da un punto di vista diagnostico, tecnico e delle cure. Però ha
anche bisogno di tanta umanità, per cui l'umanizzazione delle cure è quello che cerchiamo di fare anche nel reparto di terapia intensiva neonatale, perché il neonato riesce a crescere nella sua completezza sia con le nostre terapie ma anche con l'umanizzazione delle cure, cioè la vicinanza della famiglia, la cosiddetta care. E per farlo crescere sano queste due cose devono procedere di pari passo. Dottoressa, sono state organizzate anche delle iniziative particolari per quanto riguarda questa giornata mondiale del bimbo prematuro? Come ogni anno in tutte le città italiane del mondo verranno illuminati di viola il colore della prematurità gli monumenti più importanti. A Pescara verrà illuminata la Torre Civica e il Ponte Flaiano. Un altro evento che abbiamo organizzato è donare a tutti coloro che richiederanno il servizio di Green Bike un calzino viola che è stato cucito a mano dalle nostre volontarie dell'Associazione dell'Abbraccio dei Prematuri. Nello stesso momento si potranno fare delle donazioni libere per un altro grande progetto che è l'acquario in neonatologia e che stiamo portando avanti da un paio di mesi. E siamo così arrivati alla pagina dello sport. Nel pomeriggio ripresa degli allenamenti per il Pescara per preparare il match di sabato alle 14 a Ferrara contro la SPAL, partita per la quale il tecnico Massimo Oddo dovrà rinunciare sicuramente a Seter, fuori 25 giorni per la lesione distrattiva di primo grado all'adduttore, e Jarosinski che ha un problema al menisco ma sembra scongiurato l'intervento chirurgico. Potrebbe rientrare Bocchetti al massimo per andare in panchina. Lo stesso Oddo ieri sera è stato ospite della trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi. Ascoltiamo alcuni passaggi con Andrea Costantini. Un Massimo Oddo a tutto campo, ospite ieri sera della trasmissione replay di Enrico Rocchi, presente ma anche passato con gli ultimi difficili sviluppi della sua carriera e qualche errore commesso. La prima scelta che ho sbagliato fondamentalmente è stata accettare l'offerta del Crotone. In quel momento secondo me è stata una scelta forse poco ponderata, era un momento in cui avrei sicuramente fatto meglio ad aspettare un attimino, fermarmi, riflettere per poi ripartire. Il presente si chiama Pescara, un ritorno in riva all'Adriatico non solo nella sua città ma in un ambiente di lavoro e circondato di persone conosciute. A fronte di ciò le difficoltà dettate da una preparazione iniziata in ritardo e una rosa assemblata in corso d'opera, fattori che hanno reso problematiche le prime giornate. Ed ero consapevole che la parte sarebbe stata difficile, non così difficile, aggravata sicuramente dalla condizione di tanti giocatori che precaria, non per colpa loro ma per tante vicissitudini. Tutto questo ha fatto sì che una partenza difficile sia diventata difficilissima. Però è ovvio che quando le cose non vanno bene tu puoi avere tutte le attenuanti di questo mondo, ma alla fine l'allenatore è il primo responsabile, quindi ci sarebbe stata qualsiasi tipo di decisione societaria. Se non c'è stata evidentemente è perché la società ritiene, ecco, dopo le attenuanti più migliori di quelle che sono stati al fischio finale di Pescara Città. Il mio più grande rammarico fino a questo momento è non aver potuto, e sottolineo potuto, dare una linea precisa, un'identità di gioco. Identità che però sta arrivando, secondo Oddo. Durante il percorso mi sono reso conto di tante altre cose, che magari la difesa trova un po' più di sicurezza stando un po' più bassa, la squadra in generale trova un po' più di certezza di andare meno in avanti all'attacco della palla ma magari stare un po' più compatti dietro. Io ritengo che in questo momento questo tipo di assetto tattico sia il migliore che possiamo avere in questo momento per caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Io non penso che un giocatore come Valdifiori, che ha giocato in A, ha giocato addirittura in nazionale, possa avere problemi a giocare in Serie B a 2 a centrocampo.
non penso che sia un problema. Si è soffermato anche sui singoli. Su Galano, Oddo si assume alcune responsabilità. Forse l'ho fatto giocare in un ruolo nel quale non si accende, ma in alcuni casi ha fatto difetto l'atteggiamento. Agonismo e determinazione non devono mai mancare. Parole al miele per Memushai, lo aspettiamo al top, è il nostro Maradona. Quindi l'esposto alla Procura Federale degli Avvocati di Perugia. La forzatura pubblicitaria fine a se stessa. Ci dovrebbero essere degli appigli, ma questi appigli non ci sono perché noi, come ho detto prima, abbiamo perso a Pescara e abbiamo vinto a Perugia, abbiamo perso ai calci di rigore, quindi non riesco a capire veramente sulla base di cosa si possano fare questo tipo di azioni che sono assolutamente infondate. Io sono sereno e tranquillo, mi viene da sorridere perché veramente non riesco a capire questa cosa. Probabilmente la frustrazione, e questa la posso capire, la frustrazione di alcuni avvocati che magari sicuramente saranno anche tifosi, li porta a non essere a contatto con la realtà. Seduta di rifinitura questa mattina per il Teramo, che domani alle 18.30 giocherà al Bonolis l'incontro di recupero della terza giornata contro il Foggia. Direzione di gara affidata a Gino Garofalo di Torre del Greco. L'ASIC sarà l'unico assente tra i biancorossi e il tecnico Paci medita di riproporre dal primo minuto Bombaggi e Pinzauti al posto di Mungo e Bunino. Ascoltiamo le parole dell'allenatore del Teramo nella conferenza stampa pre-gara. Prevedo 2-3 cambi. Le scelte che farò sono scelte che guardano a più elementi, a più componenti. Sicuramente l'equilibrio tattico rispetto alla squadra che incontriamo domani e alla loro modulazione faranno la differenza per quanto riguarda le scelte. Naturalmente il cambio con i giocatori offensivi è più semplice, è più facile, perché dietro spostare un difensore non è mai facile quando si trova un certo tipo di equilibrio, e quindi i cambi saranno in virtù dell'avversario, in virtù dell'equilibrio che cercheremo di trovare domani. È una squadra giovane rispetto alle altre che abbiamo incontrato ultimamente, quindi faranno dell'aggressività e della corsa il loro punto di forza domani, e quindi io credo che ci dovremmo aspettare una squadra aggressiva, una squadra che correrà molto, che ci presserà molto perché pressano molto alti, e quindi le insidie sono dietro l'angolo, ma cercheremo di affrontarle con la solita determinazione. Perché questa squadra ha dimostrato che se mette in campo le proprie armi, che è l'organizzazione, l'aggressività e l'intensità in tutto quello che fa, allora può competere con ogni squadra, e cercheremo domani di cogliere questa opportunità che per noi è importante. È un po' una sfida nella sfida, cercare di evitare che il Teramo pensi a domenica quando sarà liberati. Certo, perché è nella natura. Nella natura dell'uomo non vivere il momento, non vivere qui ed ora, ma pensare a troppe robe che poi non sono a noi controllabili, e quindi la cosa più importante per noi rimane Foggia. Io spero che non cadremo in questo tranello, ma non credo, perché ho visto la squadra molto concentrata. E la squadra ha avuto un'ottima risposta dopo Catanzaro, non era semplice, e quindi significa che i ragazzi stanno formando una giusta mentalità, che è quella che a noi interessa, e quindi spero che non cadremo in quell'errore, ma non credo. È stato rinviato a data da destinarsi il match programmato per domani fra Aprilia e Vastese. La squadra di Silva dovrebbe tornare in campo domenica all'Aragona in un altro match di recupero contro l'Agnonese. Programmati sempre per domenica gli incontri fra Giulianova e Cinzia Albalonga e Notaresco e Aprilia. I problemi anche per la disputa dei recuperi rendono sempre più urgente la validazione di un nuovo protocollo che la Lega Nazionale Dilettanti sta redigendo. Sentiamo. Stanno preparando un protocollo importante che ci permetterà molto probabilmente di continuare, seppur con situazioni di atleti positivi. Ho sentito che ci sarà un'opportunità di farci fare dei tamponi
a tutti quanti prima delle gare, e poi verrà data insomma l'opportunità con un'azienda che ci fornirà questi tamponi per tutto il parto della Serie D. Quindi diciamo che qualcosa si sta muovendo, quindi stanno lavorando per cercare di non dico di metterci nelle condizioni della Serie A, della Serie B e anche della Lega Pro, però ci daranno le opportunità, quelle armi almeno che ci possono consentire di andare a giocare la domenica con più tranquillità. È chiaro che il protocollo dovrà essere elaborato, perché se con un solo positivo non si gioca rischiamo di far passare un campionato che già in questo momento è iniziato con grandi difficoltà. I test rapidi sono quelli che ti danno l'opportunità di conoscere l'esito nel giro di 20 minuti o una mezz'oretta. Sicuramente i test rapidi sono molto affidabili. È chiaro che in caso di positività poi si dovrà sempre ricorrere al molecolare, però io credo che i riscontri in questo campo ci sono stati e se lo stanno attuando da tutte le parti, stanno facendo fare protocolli con i test rapidi, vuol dire che sono efficaci. L'intendimento della Lega Nazionale Dilettanti è continuare questo campionato nel miglior dei modi, poi dovesse succedere qualcosa, speriamo di no, sicuramente potranno soprassedere playoff e playout, però la situazione in questo momento è che il campionato continui, non credo che riprenderà il 29 di novembre, ma sicuramente il 6 di dicembre, per dare possibilità il 6 di dicembre di recuperare tutte le partite dei recuperi. Il TG6 termina qui, il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19. On demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio a tutti voi di una buona giornata.